Una vecchissima regola del giornalismo sportivo dice che la partita più importante di giornata è quella che nella somma dei punti classifica delle due squadre ottiene il maggior punteggio. Allora c'era domenica Sarego Zevio, c'era sicuramente Tregnago Illasi, partita importantissima, ma la più importante era sicuramente Porto Caldiero, la prima della classe in casa della quinta in classifica, con l'esonero ancora fresco di Maurizio Testi, al suo posto Gianluca Corso. Da lontano Pau Ciullo, destro alto sopra la traversa della porta di Carturan, la risposta del Porto Legnago in questa giocata di Gustavo Maschi, mezz'ora di gioco. Due minuti più tardi c'è ancora Caldiero, pericolosissimo dalle parti di Carturan, con Zago e Girardi in questo caso che non trova che la deviazione con i pugni due volte di Carturan, veramente iera nera. Poi giustamente Girardi si arrabbia, quasi a dire ce l'ha con me. Non è vero, non ce l'ha con Girardi Carturan, perché è bravo in tante circostanze. Qui in questo caso invece 39esimo è sfortunato Ottofaro, la traversa, poi la palla che rientra in campo, Gustavo Maschi ancora lui limite dell'area, palla tra i piedi che nessuno riesce a toglierli, e allora il sinistro sul fondo rasoterra, una buona occasione, ripresa Caldiero pericoloso al minuto 17, palla però sul fondo e poi ancora Gustavo Maschi per la replica del Porto, che non ci sta, vorrebbe la vittoria che riaprirebbe un capitolo nuovo nella storia di questa annata piuttosto tribolata per il Porto Legnago. C'è ancora Gustavo Maschi sulla linea, ferma un respinge un giocatore del Caldiero. Ancora area di rigore intasata del Porto, dall'altra parte si chiude, dopo sentiremo le interviste a Gianluca Corso, allenatore del Porto Legnago, Daniele Buttura, direttore sportivo del Caldiero, si chiude con un tentativo di Vesentini, Nicola Vesentini, al rientro. Ho visto un gran Porto con 30 e determinazione su ogni palla, primo tempo un po' così così, anzi hanno avuto più occasioni loro, secondo tempo siamo di fuori e quasi quasi anche speravano il colpaccio, ma va bene così. L'importante è continuare a crederci, e l'obiettivo è fare gruppo e continuare con questa mentalità. Primo tempo positivo da parte nostra, sono state avute diverse occasioni, nel secondo tempo una partita un attimino più equilibrata, partita caratterizzata dalle assenze da parte di tutte e due le squadre, importanti, comunque il risultato da parte nostra positivo, sono venuti qua soprattutto per non perdere punti e tutto. Continuiamo a parlare di calcio, ma parliamo anche di allenatori e dell'associazione allenatori con Walter Bucci, neopresidente. Allora, mister, Verona ha 900 allenatori, ma solo 250 iscritti all'associazione. Mi pare che dopo la tua elezione già qualcosa si sta muovendo, nel senso che cominciano a credere di più nella possibilità del tesseramento, dell'iscrizione, perché cominciano a pensare che questi programmi nuovi...